Daniele Nardello del team Fuji Servetto. Intanto ti vediamo incerottato, ma non è cosa recente, insomma. No, è ancora una cosa da Tour Down Under. Ieri hai provato a giocare le tue carte come dovevi fare, ovvero con una fuga da lontano, che alla fine penso si sia rivelata comunque un ottimo allenamento, no? Con il caldo che faceva. Sì, quello sì, anche perché non era il mio arrivo e sai, ci ho provato e diciamo così, la sfortuna è che eravamo solo in due e poi dietro non ci hanno lasciato prendere vantaggio più di tanto, perciò comunque dai, per me diciamo così l'ho preso come allenamento. Adesso per voi queste ultime due tappe si tratta di mettere i vostri velocisti in condizione di giocarsi la volata meglio possibile o comunque anche di stare attenti a eventuali fughe da lontano? No, diciamo innanzitutto nella prima parte sicuramente staremo attenti un po' alle fughe, poi in finale proveremo a giocarci le carte con i noi due velocisti che abbiamo in squadra. Loro fanno volata indipendente tra di loro oppure decidono negli ultimi momenti? No, si decide chi fa la volata ma si aiutano tra di loro. Ah ok, capito. Senti, il tuo programma, ritorno in Europa, quale sarà? Sarà le due gare lì nel Ticino con Lugano e l'altra Chiasso. E poi dopo, non so, dopo penso molto ovviamente al Friuli, poi dopo siamo in attesa di risposta, di dire se facciamo Tirreno e giro. Certo, quindi il tuo piccolo avresti programmato, è difficile per voi ovviamente programmare per ovvie ragioni, ma per quando sarebbe l'obiettivo? Sì, no, noi siamo una squadra pro tour, abbiamo tutto un calendario, certe corse già sicure. L'unica cosa è le gare delle RCS, non siamo ancora sicuri e perciò certo. Su questo dobbiamo aspettare. Quindi su cosa punteresti adesso? Ma sicuramente al secondo turno, sulle due gare in Italia, soprattutto su Lugano e poi qualsiasi corsa, anche il Friuli andrebbe bene. Adesso l'importante è rimettermi un po' ancora dagli acciacchi che ho avuto certo. Dall'Australia, che sto riprendendo bene, e fare un bel finale poi quando torno a casa. Bene, ti ringraziamo, ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per tutta la stagione e ci risentiamo. Mattia, sono quattro insomma, questa volta di nuovo come la prima tappa molto, diciamo, proprio sulla linea. Beh sì, sono quattro, stamattina noi siamo partiti con l'idea di, insomma ieri si è preso la maglia con Serpa, la nostra idea adesso era di vincere il giro, io avevo già tre vittorie, quindi insomma se veniva bene, se no il nostro obiettivo era portare domani la maglia a fine giro. E niente, poi corsa facendo, è andata via una fuga con dentro un Marciante e a noi sarebbe stato bene anche farlo arrivare, purtroppo con Marciante dentro abbiamo dovuto tirare perché comunque era vicino in classifica, a quel punto insomma abbiamo dovuto tirare per chiudere, si faceva per l'arrivo sempre più vicino, insomma perché non unire al direttevole, e quindi insomma anche se cominceremo sempre un po' antipatici però non ci possiamo fare niente, penso di dimostrare che siamo la squadra più forte, di non aver rubato niente a nessuno. Noi già abbiamo fatto il nostro lavoro, la squadra ha lavorato giusto per portare Serpa con la maglia di Italia all'arrivo. Poi insomma quando c'è l'arrivo, insomma Gavazzi è buono a fare la volata e quindi è andata bene anche oggi, siamo felicissimi perché ti ripeto, non ci speravamo, il nostro obiettivo oggi era portare la maglia all'arrivo e basta. In Piemonte la vittoria, bene, adesso rimane l'ultimo giorno, domani si partirà sempre con l'obiettivo naturalmente di portare la maglia a fine giro. E poi senza la volata logicamente insomma si potrà frenare, faremo il nostro, insomma domani 80 km non prendiamo alla leggera, comunque insomma, con oggi dai, facciamo ancora complimenti, ti lasciamo la premiazione.